Segnato. Il campo vettoriale. G maiuscolo. X y. Uguale. Aperta tutta. 1 fratto x più 1 che moltiplica il seno tra parentesi x più y. Questa parentesi più il logaritmo di x più 1 tra parentesi per il coseno tra parentesi x più y. Virgola. Seconda componente, il logaritmo di x più 1 tra parentesi per il coseno di x più y tra parentesi. Allora, stabilire se G è conservativo. In caso affermativo, determinare un potenziale U grande di x y tale che U di Q grande 0, 0 su uguale a 2. Punto. Calcolare poi l'integrale sul gamma di G scalare tau in destra, dove gamma, dove gamma scalare c'è un puntino, dove gamma due punti a t appartenente a 0 associa aperta onda t virgola t al cubo e tau è il versore tangente al gamma, è il versore tangente al gamma. Partiamo dal nostro campo vettoriale. Dove definiti, posso prima cosa sapere dove definiti il campo vettoriale? Dove definiti questo campo vettoriale? X più 1 diverso da 0 e poi c'è il logaritmo, deve essere x più 1 strettamente maggiore di 0, quindi deve essere x maggiore di meno 1. Quindi iniziamo, insieme definizione A è uguale parentesi graf x y x y appartenenti ad R quadro
partenente ad R4, due punti, tale che x maggiore di meno 1, chiusa parentesi. Questo è il vostro insieme di definizione del campo vettoriale. Andiamo a disegnare questo insieme. Però disegniamo, diciamo, questo insieme. Questa è la meno 1, diciamo meno 1, quindi questo insieme chi è? Il semipiano che si trova alla destra di quella retta. D'accordo? E copi x y, tale che x è maggiore di meno 1, per i punti del piano che si trovano alla destra di quella retta. Ragazzi, questo insieme è connesso prima cosa? È connesso questo insieme? Comunque prendo due punti. Posso andare da un punto all'altro tramite una poligonale restando nel dominio? Ovviamente sì. È semplicemente connesso? Cosa vuol dire che un insieme è semplicemente connesso? Insieme connesso è semplicemente connesso? Moralmente che non ha dei buchi nel piano. Questo insieme ha dei buchi? No. Quindi questo insieme è semplicemente connesso. Semplicemente. D'accordo? Poi ragazzi, io insieme una forma. Si è semplicemente connesso. Poi, la vostra forma è di classe C1. D'accordo? Allora, una forma differenziale, o un campo, di classe C1, più insieme semplicemente connesso, è conservativo se soltanto se? Se soltanto se? È irrotazionale, stiamo usando la terminologia fisica, o equivalentemente, la forma differenziale è esatta se soltanto se è chiusa. Quindi l'esattezza equivale alla chiusura, perché è stato l'insieme semplicemente connesso. D'accordo? Quindi per rispondere alla prima domanda, sapere se G è conservativo, cioè G è conservativo sì o no, la forma differenziale è esatta sì o no, basta vedere se è chiusa. D'accordo? È chiaro a questo punto, ragazzi, come A è semplicemente connesso, la forma differenziale di classe C1, l'esattezza equivale alla chiusura. Ma vediamo se è chiusa. Cosa vuol dire che è chiusa la forma differenziale? Questa è una forma differenziale su questi due variabili. Cosa vuol dire? Che la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile è uguale alla derivata del secondo coefficiente rispetto alla prima variabile. Questa è la condizione di chiusura. Vediamo se è soddisfatto questa condizione. Allora, il primo coefficiente, chi è il primo coefficiente? C'è la derivata, andiamo a fare sì. No, di derivata parziale, derivata parziale del primo coefficiente, copiamoci tutto il primo coefficiente, 1 fratto x più 1 seno di x più y più il logaritmo x più 1 e il coseno x. Allora, tutto questo mi fa la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile. Chi è la seconda variabile? Y. Aspetta, y. Dobbiamo calcolarci questa quantità. Ma dopo cosa dovremmo fare? Da calcolarci la derivata del secondo coefficiente rispetto a x, se sono uguali. La forma differenziale è esatta, se non sono uguale esatto. Allora, calcoliamoci questo. Allora, 1 fratto x più 1 è cosa, ragazzi, rispetto a y è una costante. La derivata
questo è un prodotto, questa è la cosa da fuori, quindi è uguale. È uguale. 1 fratto x più 1. Poi la derivata del seno di x più più y rispetto a y, quant'è? X è una costante, quindi viene il coseno di x più y. La derivata di x più y rispetto a y fa. Poi più il logaritmo di x più 1 è una costante. La data del coseno meno seguito, questo più meno, d'accordo? Questo in acina, in acina. Abbiamo fatto la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda derivata. Facciamo adesso la derivata del secondo coefficiente rispetto alla prima variabile. Per il coseno più uguale. Adesso, quant'è la derivata del logaritmo rispetto a x? 1 su x più 1, 1 su x più 1. Per il coseno più il logaritmo. Dai, così. Ragazzi, sono uguali? Sono uguali. Questo è uguale a questo, quindi questo è uguale a questo. D'accordo? Quindi possiamo, da ciò dedurre subito, dire che la forma differenziale è? Esatto, cioè il campo è? Conservativo. È chiuso e quindi è conservativo. Quindi questa prima risposta qui è... G è conservativo. D'accordo? Essendo conservativo ammette primitive il campo, ammette potenziale. Il potenziale è unico, ragazzi? No, sono infiniti, differiscono per una costante, per insieme perché l'aperto è connesso. Ok, ritorniamo insomma, cancelliamo per trovare i potenziali. Non c'è la tua. Cos'è un potenziale, ragazzi? Una funzione definita in A a valore in R differenziabile, tale che la derivata di F rispetto alla prima variabile che cosa deve essere uguale? Al primo coefficiente della forma. La derivata di U rispetto alla seconda variabile deve essere uguale al secondo coefficiente della forma. Quindi noi dobbiamo trovare una U tale che la derivata parziale, no, la derivata parziale di U rispetto a X sia uguale al primo coefficiente. Quindi seno di X più Y mentre la derivata di U rispetto al secondo coefficiente deve essere uguale alla seconda variabile, deve essere uguale al secondo coefficiente, logaritmo di x più 1 per il coseno di x più 1. Parentesi A, c'è un sistema per risolvere questo sistema. Mi darà una funzione U definita in A
derivabile parzialmente rispetto a x, rispetto a y, che verifica queste proprietà. Ragazzi, ricordate, però la funzione dovrebbe deve essere differenziabile, ma questo è automatico, nel senso che se la u verifica queste proprietà, avete la funzione alla radio rispetto a x, che è uguale a questa funzione, che è una funzione continua. La radio rispetto a y è uguale a questa funzione, che è una funzione continua. Quindi u, se trovate una u che verifica queste proprietà, la u è di, automaticamente di classe C1. Per tenere differenziale totale risulta essere differenziabile. D'accordo? Quindi infatti, se riuscite a risolvere questo, se risolvete questo sistema, la differenzialità, la differenziabilità è gratis, la ottenete. D'accordo? Chiaro? Vabbè. Allora ragazzi, ci conviene partire da questa equazione. Sto cercando una u tale che la derivata di rispetto a y è uguale a radice di x più 1 per il coseno di x più x. Come dobbiamo fare a calcolare la u? Integriamo ambi i membri rispetto a y. Integrando ambi i membri, cosa ottenete? Qui ottenete u, u di x e y. Qui devo calcolare l'integrale rispetto a y, vedendo la x come costante. Quindi qua cosa ottenete? Allora, u di x y è uguale. Ragazzi, cosa guarda? Allora, devo integrare questa funzione rispetto a y. Questa x è fissata, una cosa, quindi questa logaritmo di x è più una costante, la forza. Logaritmo x y. Chi è una primitiva del coseno di x più y? X come costante e y come variabile? Sì. Sì. X più y. Ragazzi, però più una costante c. Però ragazzi, state attenti una cosa, questa costante non è proprio una costante, perché voi avete fissato la x e state integrando. Ogni volta che cambia la x, la costante cambierà, d'accordo? Quindi questa è una costante che dipende da x, quindi in verità non è la costante, è una funzione che dipende da x, quindi la c di x. Allora ci sono le lettere. D'accordo? Quindi stiamo iniziando a individuare la faccia di questa u. Sarà del tipo logaritmo di x più 1 seno di x più y più una funzione c. Non sappiamo ancora che è questa c. Però abbiamo sfruttato la seconda equazione, non abbiamo ancora sfruttato la prima equazione. Vi trovate? Vabbè. Cosa fate? Prendiamo questa u, buttatela nella prima equazione, la sostituite, derivate e ottenete, vi calcolate la c. D'accordo? Quindi prendi questa u e mettila qui nella prima equazione. Quindi devi fare la derivata di u rispetto a faccio la derivata. Devi fare la derivata. Ah sì, qua così. Sì, la derivata. Logaritmo. Rispetto a x essere uguale, questa roba qua, no, 1 fra x e y. E da questa relazione ricavate adesso la c. Questo volete scrivere? Per il seno. Ragazzi, per me state integrando, state derivando rispetto a x. Y è costante adesso. Più più. No, più perché lo capisco. Questo è uguale
semplifichiamo questo e questo è uguale a questo più questo, quindi puoi semplificare. Provi. Sì. Sì. Quindi cosa resta? Questo lo metto a scrivere prima di x. C di x uguale a 0. E quindi c di x uguale a 0 e quindi cosa avete? Quindi la sostituire qua dentro, quindi questa era uguale a logaritmo x più 1 per seno x più 1 più una costante più 5, tale che c appartiene ad R. E queste è l'insieme di tutte le primitive, la famiglia delle primitive. Facendo valere il C, viene a ottenere tutte le primitive. Diciamo qua, quindi U di X di Y. È uguale. Logaritmo di X più 1. Per seno di X più 1. Tale che ci appartiene. E quindi abbiamo risolto anche il secondo, la risposta al secondo quesito. D'accordo? Possiamo cancellare, ragazzi, questo. Aspetta, possiamo cancellare, ragazzi? Lascio. Sì o no? No, no, aspetta, non cancellare. Dobbiamo rispondere da calcolare adesso con l'integrale. Ragazzi, cosa rappresenta quell'integrale? L'integrale di g scalare tau su gamma. Abbiamo visto questo a lezione. Questo non è altro, fisicamente cos'è? Il lavoro che si ricompie per spostare la particella lungo la curva gamma in presenza del campo G. D'accordo? Cioè questo non è altro che l'integrale della forma differenziale su gamma, la forma differenziale che ha quei due coefficienti. Grazie, copiato? Possiamo cancellare? Copiato voi? Voi? Copiato? Ho cancellato tutto, sì. Allora scriviamo l'integrale su gamma di g scalare tau in S. Abbiamo visto a lezione, questo non è altro che l'integrale su gamma, la forma differenziale 1 fratto x più 1 per seno di x più y più il logaritmo di x più 1 per il coseno di x più y, tutto tra parentesi dx più il logaritmo di x più 1 per il coseno di x più 1. Ricordate, vedete, questo rappresenta il lavoro che si deve compiere per spostare una particella lungo la
la curva gamma in presenza del campo tau, del campo G. E questo non è altro, abbiamo fatto in seconda lezione, che l'integrale della forma differenziale che aveva i coefficienti del campo su gamma. Ma com'è la nostra forma differenziale, ragazzi? Esatto. O quindi l'integrale, che cosa è uguale? La primitiva calcolata sugli estremi, cioè quando il campo è conservativo, il lavoro per sposare la particella lungo una curva dipende soltanto dalla posizione iniziale finale, è dato dal potenziale calcolato nel secondo estremo meno il potenziale calcolato nel primo estremo. D'accordo? Quindi questo viene dato da, che non è altro che U. Allora ragazzi, chi sono i due estremi della curva? La curva dove sta? Questo, gamma di 0 quant'è? Il primo estremo chi è? 0, 0, gamma di 0 è 0, 0. Il primo estremo è 0, 0. Il secondo estremo chi è? Gamma di 1. Gamma di 1 è 1, 1. Quindi il lavoro sarà dato da U calcolato del punto 1, 1. U aperta tonda. Meno U calcolato del punto. D'accordo? Allora, quando vale il punto 1, 1, U, logaritmo di 2, 0 di 2, quindi quello qua, logaritmo di 2, 0 di 2, il punto 0, 0 vale 0, questo è tutto. D'accordo? E questo è il risultato. D'accordo? Grazie. Abbiamo visto che il potenziale non è unico, esistono i fili di potenziali, d'accordo? Allora, tra tutti i potenziali, scegliere il potenziale che nel punto 0, 0 valga 1, cioè fissare la costante C in modo tale che il potenziale nel punto 0, 0 valga 1. Allora, il potenziale è questo qui, d'accordo? Ogni volta che fissate C ottenete un potenziale. Tra tutti questi, individuare C in modo tale che il potenziale che ottenete nel punto 0, 0, nel punto 0, 0 valga 2. Questa cosa dovete fare? Imporre che questo qui nel punto 0, 0 valga 2 e calcolare la C. Quindi 2 uguale a U di 0, 0. Ma quanto vale U di 0, 0? 0. Vale 0 più C. Più C. È uguale a 0 più C. 0. Questo fatto qui? Più C. Qui c'è un'altra scritta. Più C uguale 2. D'accordo? Allora, tra tutti i potenziali, se ti prendi il potenziale, questo qui, logaritmo di x più per sé x più 2. Se prendi questo potenziale quindi 0, 0 vale 0. Ok? Allora, individuare la funzione g appartenente a C1 di R4, entra parentesi R4, tale che la forma differenziale omega G G piccola sotto appendice uguale Z di X meno Z di G di X y di Y più X di Z sia esatta.
appunto, per tale g calcolare le primitive di omega g, di omega g. Allora, ragazzi, cosa dice il testo? Ogni volta che voi fissate la funzione g, questa forma differenziale dipende dalla g. Ogni volta che voi prendete la funzione g di classe c1 su r quadro, ottenete una forma differenziale. Sono tutte queste, dovete individuarmi, dovete individuare la g in modo tale che questa forma differenziale sia esatta. Prima cosa. Allora, se dove è definita x meno x del, allora, z di x meno z di x, allora dove definire questa forma differenziale? Su tutto r, su tutto r al cubo, tutte coefficienti su tutto r al cubo, d'accordo? Sì. Come sono i coefficienti su r al cubo? Quindi a è uguale r al cubo, è un insieme connesso? Sì. È semplicemente connesso? Sì. Sì. R al cubo è semplicemente connesso. Omega omega g è di classe c1 su r al cubo? Eh sì, i tre coefficienti sono di classe c1. Omega g c1 di r al cubo. Quindi ragazzi, la forma differenziale omega g è esatta se soltanto se è chiusa, sì, d'accordo? Omega g è esatta se soltanto se è chiusa. Quindi verificare l'esattezza equivale a verificare la chiusura, d'accordo? Allora, chi sono i coefficienti? Abbiamo questo, è il coefficiente A1, d'accordo? Questo è il coefficiente A2, e questo è il coefficiente A3. Allora, cosa vuol dire che la forma differenziale è chiusa? Iniziamo a cercare le condizioni. La derivata di A1, la derivata parziale di A1 rispetto alla seconda variabile rispetto a y deve essere uguale alla derivata di A2 rispetto alla prima variabile. Poi, seconda condizione, la derivata di A1 rispetto alla terza variabile deve essere uguale alla derivata di A3 rispetto alla prima variabile. Terza condizione, la derivata di A2 rispetto alla seconda variabile deve essere uguale alla derivata di A3 rispetto, A di A2 rispetto alla terza variabile, rispetto a Z. Adesso guarda, la radica 3 rispetto alla seconda variabile, d'accordo? Quindi ragazzi, dobbiamo verificare queste tre, la forma differenziale quindi è chiusa per definizione se soltanto se sono verificate queste condizioni. La nostra forma differenziale sarà esatta se soltanto se sono verificate queste condizioni, d'accordo? Adesso andiamo a calcolare le derivate. Calcolare la derivata di A1, cioè la derivata di A1 rispetto a Y. Quando è la derivata di A1 rispetto a Y? A1 quanto è, ragazzi? Z. Z. E quindi è? Z. Poi,
calcoliamoci la derivata di A2 rispetto a X. A2 chi è? Z per G di X di Y. Chi è la derivata di A2 rispetto a X? Z per la derivata di G rispetto a X. D'accordo? Z, la derivata parziale G rispetto a X. D'accordo? Quindi questa prima condizione che vorrei scrivere, zero deve essere uguale a Z la derivata di G rispetto a X. D'accordo? Poi la derivata di A1 rispetto a Z, quanto è la derivata qua? La derivata di A1 rispetto a Z, quanto è la derivata di A1 rispetto a Z? No, A1 chi è Z? La derivata di A1 rispetto a Z è 1. A1 è proprio Z, la derivata di Z rispetto a Z è 1. Poi andiamo a calcolarci la derivata di A3 rispetto a X. A3 chi è, ragazzi? X. È X, la derivata di X rispetto a X è 1. Quindi questa condizione qua la scritta 1 uguale a 1. Poi la derivata di A2 rispetto a Z chi è? Quella 2 è Z per G di X di XU, non è altro che G di XU, d'accordo? La derivata di A3 rispetto a Y è Z, perché Y A3 uguale a la terza è quella scritta uguale a 0. Allora, per quale G sono verificate tutte queste condizioni? Per quale G sono verificate tutte le condizioni? G uguale a 0. G uguale a 0 verifica tutte le condizioni. D'accordo? Quindi il nostro caso è G uguale. Quindi si risponde omega omega G. È esatta se soltanto se G è uguale a 0. D'accordo? E quindi cosa diventa in questo caso la vostra forma differenziale? Chiamiamola omega 0, quindi sarà uguale a Z di X più X di Z. Cioè il coefficiente A2 è 0. D'accordo? Quindi con tutte queste forme differenziali, l'unico caso in cui questa forma differenziale esatta è quanto G è uguale a 0. Allora scalcoliamo la primitiva di questa forma differenziale. Questa adesso sappiamo che è esatta, possiamo calcolare la primitiva. La calciare ci sono, ragazzi? Aspetta, aspetta, aspetta. Scrivere mentre noi scriviamo la lavagna, così guadagniamo tempo. Grazie. Cancelliamo.
dobbiamo calcolare le primitive. Cosa vuol dire? Dobbiamo trovare funzioni differenziabili f definite in R3 tali che la derivata di f, per esempio la funzione di x, y e z, tali che la derivata di f, la derivata parziale di f rispetto a x deve essere uguale al primo coefficiente. Il primo coefficiente è z. Poi la derivata di f rispetto a y deve essere uguale al secondo coefficiente. Il secondo coefficiente è 0, ricordate come se è 0 dei y. La derivata di f rispetto a z deve essere uguale a x. Allora, partiamo dalla prima equazione, per esempio. La prima equazione cosa ci dice? Fissiamo f con x, y e z, fissiamo y e z e andiamo a integrare rispetto alla x. E cosa ci dice la prima equazione? F di x, y, devo integrare ambi i membri rispetto a x. F di x, y, z è uguale a z quando integro rispetto a x, questo cosa ottengo? Questa è una costante, cosa resta? Z per x. Sì, d'accordo? Quindi questo è una stringa che f di x, y, z è uguale a z per x più una c. La c è costante rispetto a x, è costante, ma non sarà costante rispetto a x, a y e z, quindi dipenderà da y e z. C di y e z. D'accordo? Abbiamo fatto altro, ragazzi, che integrare. Fissate la prima equazione y e z, sono dei costanti, poi integrate rispetto a x. Prendiamo questa per individuare la c. Abbiamo ancora due equazioni da sfruttare. Prendiamo questa funzione e mettiamola nella seconda equazione. Mettiamo nella seconda equazione, cosa viene? Dobbiamo fare la derivata di questa funzione rispetto a y. Chi è la derivata di questa funzione rispetto a y? Chiaro, prendiamo questa funzione e inseriamo nella seconda equazione per trovare qualche informazione sulla c. Allora, metto questa nella seconda equazione, fa la derivata di questa rispetto a y. La derivata di questa rispetto a y quanto fa? 0. La derivata di questo rispetto a y è? Sì. La derivata di c rispetto a y. Quindi questa è la seconda equazione, ci dice che la derivata di c rispetto a y è uguale a 0. E quindi questa cosa ci dice? Che y dipende da z. È soltanto una cosa, è costante, una funzione costante rispetto a y, dipende soltanto da z. Quindi questo ci dice che rimane da scrivere. Prendo a scrivere che c di x di y è uguale alla funzione c1, cioè c, scusate, c di y z, c di y z è uguale alla funzione c1 1 sotto di c di z è uguale a c1, d'accordo? Sì. Vi trovate? Andiamo a sostituire quel da qua dentro. Ci sostituiamo giù, questo è uguale a z y più c1 di z. Cioè individuare c1. Però abbiamo ancora un'equazione. Prendiamo questa funzione e mettiamola qui dentro. Quando faccio la derivata di questa funzione rispetto a z, che cosa ottengo? X x più c, la derivata di c1, x più la derivata, e questa è sulla variabile, sto mettendo anche derivata c, questo è c 1 e punto z è uguale a x, d'accordo? X e x si semplificano, c1 uguale a 0, c5 si vuole anche scrivere c1 primo z uguale a 0, cioè
C1 è una costante. C1, X, C1 costante. Vabbè, cosa? Sostituiamo qua dentro, quindi questa sarà del tipo Z uguale, no, Z X più C, costante C. Tale che C a partire. Quindi se ne primitivo, ce l'ho qua sopra. F di x, y, z è uguale a z x c più c, tale che c appartiene a R. E così avete la famiglia di tutte le primitive. D'accordo? Ok, grazie. Calcolare. Scusa, adesso quella. Calcolare l'integrale su gamma di 2x y cubo più 3 tutto tra parentesi di x più 3 x quadro y quadro di y quindi x quadro y quadro sì. Dove gamma è una curva regolare. No, la curva regolare attrae, scusa. Sì, virgola semplice. Virgola chiusa. E avete per sostegno la frontiera in cui cadono irregolari. Ragazzi, se è un po' furbo, no? Si rende conto che le informazioni sono un po' pochine, a meno che io gli dico qua l'integrale integrale lungo una curva, no? Non mi dite che è questa curva. Ho dato qualche informazione su questa curva, non ho dato molte informazioni. Quindi le informazioni sono un po' pochine, a meno che si può risolvere l'esercizio soltanto se la forma differenziale è esatta. Che se è esatta l'integrale vale 0 qua sopra. Se non è esatta, non avete informazioni sufficienti per poter svolgere l'esercizio. D'accordo? Chiaro? Quindi andiamo a vedere. Quindi questo dovrebbe lasciare capire che. Andiamo a vedere se questa forma differenziale è esatta. D'accordo? Perché se non è esatta, mi fermate, sapete, non potete fare l'esercizio. Allora, questa dovete definire questa forma differenziale su tutto R4. D'accordo? A è uguale R4. R4 è semplicemente connesso. E omega è di classe C1 su R4.
quindi la forma differenziale sarà esatta, se soltanto se è chiusa. Quindi verificare esattezza equivale a verificare la chiusura. Facciamo questo test. Io farò la derivata del secondo, del primo coefficiente, c'è anche proprio che 2x y al cubo più 3 rispetto alla seconda variabile, e poi da calcolarci la derivata del secondo coefficiente 3 rispetto a x. Bene, se sono uguali o non sono uguali, questo quando vale da prima, quindi qua x è una costante, e se x, questo qua è uguale a se x qui sono uguali in R4, d'accordo? Quindi la vostra forma differenziale è chiusa, quindi è esatta. E quindi quando vale con l'integrale? 0, perché l'integrale della forma differenziale, la curva è chiusa, vale 0, d'accordo? È uguale a 0. Se non fosse stata chiusa non era degli elementi sufficienti per poter risolvere l'esercizio, se non era esatta. Cioè, ragazzi, non sapete che questa curva va in là, questa parte va in più. Vuoi dire tutto questo?